Buongiorno a tutti e benvenuti e bentornati sul mio canale, io sono Ember the Gamer e oggi siamo tornati con Ginetto su Crystal Isles per vedere un pochino delle novità del nuovo TLC. Allora, con il nuovo TLC ci sono stati un pochino di miglioramenti su diverse bestioline, da quello che ho potuto vedere, in particolare sullo stegosauro e sul mammut. Ma non oggi, no, oggi non ho assolutamente voglia di andare a prendere stegosauri e mammut, anche perché il mammut è super lontano da qua. Ma testeremo anche loro, non oggi per appunto. Oggi vorrei fare la cosa più pucciosa di tutte, prendere quanti più insettini possibili e farli tutti accoppiare, vedere tutti i cucciolotti. Sì, è la cosa del TLC che non vedevo l'ora che succedesse, è la cosa che aspettavo di più in assoluto. Dunque oggi ci andremo a prendere una bella coppietta di Pulmonoscorpius e anche una bella coppietta di quelle falene, limantria, come si chiamano, non mi ricordo. Ma non importa, ci prendiamo anche loro perché voglio vedere tutti i cucciolotti. Tra le novità del TLC, inoltre, dovrebbero aver aggiunto anche la funzione di poter manovrare meglio il 2D Kuru quando rotola. Però, aspetta, così, ok, possiamo girare? Sì, siamo lentissimi perché è super pesante, poverino, è pieno di roccia. Però sì, possiamo girare, è lentissimo, ma non importa, è molto carino. Guarda che bellino che è come rotola, guarda il colore, è stupendo. Ma dai, adorabile. Ok, questa cosa è divertente, molto divertente, mi piace molto. Ok, è finito il gioco. Cioè, ma proprio qua ti dovevi piazzare, hai interrotto il nostro giochino, la nostra giostra, stavamo facendo le capriole. No, non mi riesco neanche a spostare. Uhuh, capriole, uhuh. È troppo bellino, ok, va bene. Va bene, non so quanto può essere utile, però è carino, è comunque interessante. E in effetti prima col 2D Kuru, quando si rotolava per andare giusto quel pochino più veloce, non lo si poteva manovrare, cioè non potevi girare. Adesso invece la cosa è possibile. E piccola pallina blu, ti chiamerò Puffo, penso. Vederti rotolare così è una cosa che è molto molto carina. Ah, ma tu sei femminuccia, Pucciola, ma lo sai che ti chiamo Puffetta? Puffetta, eccola lì, lei è la nostra Puffetta, sei adorabile, adorabile. E in tutto sto tempo noi ci siamo dimenticati di dare il nome al grifone. Che, visto che è un grifone, che il grifone è il simbolo di Genova, io volevo chiamare Genoa, ma ovviamente Genoa era troppo riferito alla squadra di calcio e non è che la cosa fosse carina. Quindi giustamente mi avete suggerito Zena, che molto semplicemente è Genova in usenese, quindi in genovese. Zena è abbastanza femminile come nome, ma tanto il nostro grifone qua, come ci viene detto dalle informazioni, è di sesso ND, quindi immagino sia tipo non definito. Quindi penso che Zena le possa andare bene, vero Pucciola? Magari poi ti dipingiamo il becco di rosa, così giusto per essere un pochino più chiari. Allora, direi che come prima cosa possiamo andare a prendere il nostro Pulmonoscorpius, quindi la nostra coppietta di scorpioni, visto che siamo nel deserto. E così, tanto per cambiare un po', vorrei andare con Lecus a prenderli. Tanto dovrebbero essercene un botto qua vicino, quindi siamo anche vicinissimi alla base. Guarda, là ce n'è già diversi. E mentre galoppiamo sul deserto vorrei mandare un enorme saluto, un grandissimo abbraccio e un bacione a Ryan, un iscritto che mi ha chiesto di salutarlo. Quindi ciao Ryan, un abbraccio. Ma scusa, gli scorpioni erano qua ragazzi, ma mi stanno prendendo in giro? Li ho visti qua gli scorpioni? Ah, eccolo, eccolo, ce n'è uno lì, ce n'è uno lì. Mi faccio vedere il livellino, signore. Sta litigando con gente. Ah, ce n'è uno morto, Cribbio. È a livello 20, ma ci sta rimanendo molto male, vedo. Sì, si è offeso tantissimo. Si è offeso tantissimo e... ok, niente, va bene. C'è un ovetto. Di che cosa mi sei? Ah, di Gallilimus. Però non vedo Gallilimus qua intorno. Penso abbia fatto una brutta fine. Ti ho visto! Ti ho visto, maledetta, vattene! Maledetta, ci sono anche le tue amiche. Sì, guarda, guarda, guarda. Vieni, 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 Lilla, vieni, vieni. Che ci stiamo divertendo un sacco a prendere a calci in faccia la gente noi. Ora non so, per addormentare lo scorpione, se io lo prendo a calci in faccia, mi sa che se è di livello troppo basso, invece di svenire, ce muore. E quindi non lo so, non lo so. Allora, quello è livello 41 e ti dirò, mi va benissimo, perché non ho voglia di... Non mi interessa cercarne di troppo alti. Allora, vediamo un po' intanto, al massimo ne cerchiamo un altro. No, c'è morto. No, ok, va bene, lo addormentiamo alla vecchia maniera, vai di fucile. Speravo di poterli addormentare con il... direttamente con l'Ecus, invece no, sì, ma quante formiche, ragazzi, ma basta. Anche lei è morto, cioè, ma tutti gli scorpioni che stiamo incontrando o sono morti o sono vicini al decesso. Ce n'è un altro lì, 116, un maschietto 116, cosa, cosa? No, maledetta, maledetto. Porca miseria. Ce n'è uno lì, allora dobbiamo quindi... No, no, non il fucilazzo, prendiamo questo e dobbiamo addormentarlo e poi dargli carne marcia in teoria. L'ho preso? No, non l'ho preso. Ci avviciniamo un pochino, che dice? Che dice lei, Ginetto, ci avviciniamo? Sì, guarda come si impettisce il signorino.
Ciao Lillo, guarda, non avevo neanche voglia di portarti nella gabbia. Ho paura semplicemente che arrivino bestie alle spalle, ma non importa. Ce ne preoccuperemo quando sarà il momento. Ora probabilmente finiremo anche in acqua a breve, perché se non sbaglio di qua c'era la spiaggia. Signore no, 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 Lillo. Aspetta, meno male che è lentissimo. Salve, buongiorno. Ah, guarda che la Titano Bob. Ti puoi fermare qua, tizio, che ci hanno già avvelenato un pochino prima, non ho voglia. No, guarda che arriva il Titano Boa. No, 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 no. Aspetta, aspetta, aspetta. No, 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 Titano Boa, stai buono, Titano Boa. Dove sei? Dove sei? Vieni qua che ti prendo a calci in faccia. Vieni qua che ti prendo a calci. L'ho addormentato. L'ho addormentato. Ah, abbiamo addormentato il Titano Boa? Scusi, lei sta dormendo? Buongiorno. Ah! Sì! Sì, sta dormendo. No, scusi, guardi, metto fine alle sue sofferenze. Lo prendo come un atto di clemenza. Ok, perfetto, abbiamo lo scorpione livello 116, salve signore. E vediamo di dargli un pochino di narcotici, speriamo non scenda troppo in fretta al torpore. Più o meno, volevo andare a cercare anche l'altro nel frattempo. Cosa? Cosa? Chi? Cosa? Sono di nuovo quelle bestiacce schifose, vero? Dove siete? Dove siete? Le hai già uccise tu, tizio? Sono di nuovo quelle formichine bastard, porca miseria. E dicevamo, gli diamo un po' di carnina a marcia, buon appetito. E non so se provare già ad andare a prenderne un altro. Vediamo se troviamo qualcosa qua intorno, così giusto per... no, qua non ce n'è altri. Ci dovremmo allontanare un pochino, ma... questa zona è brutta brutta, non mi fido a lasciare il nostro scorpione da solo, perché non ho voglia di ripetere l'inseguimento a rallenti con lo scorpione. Eccola qua la boschina che mi stava attaccando prima. Maledetta, maledetta, posso inferire sul cadavere? Posso inferire sul cadavere? No, non posso, che rischio di beccarmi lo scorpioncello. Ma perché vibra? Muove la zampetta, ma perché le vibra la zampetta, scusi? Vabbè, sarà felice di vederci, emozionato. Ah, vabbè, ma siamo già al 33%, ma sai che c'è? Allora aspettiamo qua che finisca di addomesticarsi e poi ce ne andiamo a prendere la femminuccia. No, non vedo l'ora di vedere i piccoli scorpioncini, oh mio Dio, dovranno essere adorabili. Ah, ci attaccano, ci attaccano. Ecus, Ecus fa qualcosa, Ecus fa qualcosa. Ecus, porca miseria. Ah, buttalo giù, buttalo giù. Ma porca miseria, l'avevo anche vista in lontananza. No, ci ha distrutto il tutino. Vabbè, dai Ginetto, ci abbronziamo un po'. Vediamo il lato positivo della faccenda. Dannazione, mi sono distratta un attimo. Mi stavo bevendo un caffè mentre il tizio qua sta domestica. Uno non si può neanche bere un caffè. Ora infierisco sul cadavere. Su questo posso infierire, mi devo sfogare. Ma dimmi te se uno non si può neanche bere un caffè in pace mentre si addomestica al tizio nel deserto. Sì, ora bevi anche tu, Ginetto. Scusa, per te il caffè non l'ho fatto. Ma guarda, è tutto distrutto. Vabbè, siamo vicino a casa. Cosa? Perché ci siamo addormentati? Ma per la sete? Ginetto, ma che... ma come mi sei svenuto, Ginetto? Ma che posizione è per addormentarsi? Cioè, vabbè, ma manco l'esorcista. Ma stiamo scherzando? Cioè, guarda in che posizione mi è, Ginetto, un contorsionista. Ora ci muore pure, vedrai. Dai, Ginetto, svegliati, ti prego. Non ci morire di sete così, che tristezza. Lecus, non gliene frega niente, ci sta guardando stranito. Ah, ok, perfetto, Ginetto, ora sei... sei rinsavito, beviamo. Ma io avevo un'altra borraccia, eccola qua. Meglio? Meglio? Ti senti rinvigorito? Ok, facciamo che adesso il caffè lo lasciamo un attimino da parte finché il tizio non sia addomesticato. Noi stiamo un pochino più allerta. Dai, non manca tantissimo, ti prego, sbrigati cicci. Posso bermi un caffè? Posso dare un sorsino senza che nessuno... ah, ok, perfetto, fatto, fatto, perfetto, perfetto. Allora, aspetta poco poco, ti metto nella sfera poké, Lillo. Ciao, cucciolo, come sei carino. Fammi vedere che non ti ho visto neanche i colori. Ah, ma queste striature verdi sono proprio il tuo colore. Carino, no, pensavo che fosse tipo ferito. Ma in effetti mi sembrava strano che l'avessimo ferito così tanto. Non ho controllato la vita prima, però ora è al 100% di vita. Quindi direi che è effettivamente il suo colore. Bellino, bellino, ciao, musetto bello. Oddio, guarda che bella boccuccia. Ciao, ciao, aspetta. Mio Dio, sei uscito da uno dei peggiori incubi. Ok, ridammi tutto, andiamocene alla base, ripariamoci l'armatura. Dimentichiamo niente? Ah sì, giusto, aspetta. Qualcosa la dimentichiamo. Dammi un secondo, dammi un secondo. Ah, che un po' di pelle, un po' di carne, male non fanno. Ginetto, non puoi avere caldo, sei nudo, sei nudo.
Vediamo se riusciamo a ripararci l'armatura. Non so se ho tutti i materiali. Allora, qualcosa sì, forse, aspetta. Sì, che forse ce la facciamo. Meno male che abbiamo preso la... il polimero dalla mantide prima di andare via. Sì, ci siamo anche già fatti tutte le selle, tutte le coppiette di un bel po' di insetti. Tutte cosine interessanti. E ci manca un pezzo questo. Benissimo, già che ci siamo, liberiamo anche il nostro scorpioncello. Lo mettiamo a chi? Benissimo. E vediamo di andare a cercare la femminuccia al nostro nuovo amico. Allora, vediamo di farci un giretto da questo lato. Canguri, gallinimus, canguri. Guarda quanta gente brutta che ci vuole tanto male. Guarda, là c'è il pieno di scorpioni. Aspetta, 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 stanno litigando con un sacco di gente. Ciao, buongiorno, salve. Mamma mia il casino, mamma mia il casino. Aspetta, aspetta che non ci voglio entrare in mezzo. Allora, vediamo se nel mucchio c'è qualcosa di interessante. Una femmina, ma è 16, un 12, un 7. Ho visto 50, ho visto 50, ma è un maschio. Ho visto anche un 76 da qualche parte. C'era un 76? Ah no, forse era il Titano Boa, mi sa di sì. Sì, ok, niente. Aspetta che c'è gente anche per di là. Lei mi è, lei mi è. Una femmina 45, va bene, salve. No. Lei? Una femmina 112! Femmina 112. Allora, qua c'è tanta gente brutta, brutta e cattiva. Vediamo di attirare la nostra amichetta. Sal chi? Oddio, qual è delle due adesso? No, dai, non vi potete incasinare così, però. È lei, è lei, ok, perfetto. Signora, mi segua, venga. No, aspetti, 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 prima di attaccarmi mi segua. Guarda come si distraggono subito, maledetti scorpioni. Allora, la 112 è quella rossiccia. Ok, quella violacea no, perfetto. Aia, scusi, aspetti, aspetti, aspetti. No, no, non mi faccio, mi sto incasinando, aspetti. Lei che livello mi è? Giusto per curiosità. 100, no, non l'ho letto, non l'ho letto, aspetti. Si può calmare un attimo, per cortesia. Mi dà un attimo di tregua. Maschio 121, ok, no, 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 aspettate, aspettate. Ragazzi, siete troppi, ragazzi, siete troppi. Ok, allora, si sono distratti. Vediamo, 45. E femmina 112, quella là dietro. Ok. No, niente, dobbiamo fare fuori gli altri prima, altrimenti mi incasino ogni 30 secondi. Allora, quella è la nostra... No, quello è un maschio, è il maschio 121. No, smettetela di incasinarvi. Allora, uno lo facciamo fuori. Aspetti, aspetti, aspetti che ce n'è anche per voi. Aspettate che ce n'è anche per voi. Ok, la femmina è là dietro, la femmina è là dietro. Devo separarli, devo riuscire a separarli. Ah, non ci sto vedendo una mazza. Che bel saltino che ci abbiamo fatto però, eh. Ascolta, sai che c'è? Visto che ormai sono praticamente diventati una cosa sola, io a questo punto inizio a provare ad addomesticarli tutti e due. Cioè, quantomeno ad addormentarli. Ragazzi, scusate, vorrei evitare... No, 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 vi state avvicinando un po' troppo velocemente. Un po' troppo velocemente. Aia, aia. Ginetto, un po' più veloce però queste cose. Ho sentito un verso brutto. Ho paura che ci sia gente qua nei paraggi. Salve. Niente, andiamo avanti così finché uno dei due almeno non si addormenta, porca miseria. O almeno fugga, che almeno uno fugga. Uno fugge, uno fugge. Lei cosa mi è, lei cosa mi è? È la femmina, è la femmina, aspetta, 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 aspetta. È la femmina, è la femmina. Ok, 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 dai, è la femminuccia. No, è il maschietto, è il maschietto, è il maschietto. Aspetta. Ok, no, la femminuccia, l'era scappata, pensavo fosse la femminuccia. Femminuccia, lei dove mi è? È lì, è lì, è lì, è lì, è quella, 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 quella. Mamma mia, il casino per due scorpioni, porca miseria. Femmina, ok, ok, salve. Sì, stavamo cercando lei, noi, buongiorno. Quantomeno se stava fuggendo, in teoria adesso dovrebbe volerci poco a buttare giù pure lei. Ah, guarda, guarda che fugge di nuovo. Ciao, pucciola. E buonanotte. Yeah, abbiamo anche la femminuccia. Mio Dio, i scorpioncini. Avremo gli scorpioncini, che dolcezza. Tenga carnina, tenga narcotici. Si pappi tutto, signorina. Che bello, dai, siamo riusciti a trovare anche due livelli altini, altini. Che bellini, non avevo mai preso gli scorpioni, sono puccioli. E questa c'ha un colore ancora diverso, quindi verranno dei cucciolotti tutti striati di colori differenti. Oh, che bellino. Ma faranno tipo tante uova o ne fanno solo una? Vabbè, sì, magari l'uovo farà ovviamente solo un uovo e poi usciranno magari un paio di scorpioni. Almeno un paio ce li fai, dai. Allora, è pomeriggio inoltrato, quindi direi che aspettiamo che la signorina qui si addomestichi. Siamo anche proprio dietro casa, che fortunelli che siamo. E dopodiché ce ne andiamo a Zonzo a cercare le falene, l'alimantria, anche se vorrei provare sempre a prenderli con l'Ecus.
Ma sì, dai, perché no? Ci facciamo un giro da quella parte al galoppo. Perché no? Perché no? Yeah, finalmente abbiamo anche la femminuccia. Ciao, cucciola. Guarda, non ti metto neanche nella sfera poké. Vieni, seguici direttamente verso casa. Perfetto, e anche la nostra bella scorpioncina è a casetta. Ah, poi ci abbiamo anche da far accoppiare i draghi spinosi, giusto, giusto, giusto. Vabbè, tra un accoppiamento e l'altro vediamo di far accoppiare pure voi, non vi preoccupate. Allora, vediamo di partire subito. Voglio andare a prendere le falene gigantesche che sono più o meno in quella zona lì, di solito. Ah, se non sbaglio, dovrebbero con il nuovo TLC aver aggiornato anche i gerboa. Cioè, tipo, hanno aumentato la capacità di peso base, una cosa del genere. Però, vabbè, tanto non ci stiamo più andando in giro né col gerboa. Che l'ultimo c'era morto quando ce l'eravamo portato con noi, quindi voglio evitare di rischiare. Riusciamo a guardare qua? Sì, ok. Senza che ci attacchi nessuno, per cortesia, grazie. Ah, mi piace usare l'Ecus, comunque, molto bellino. Allora, dai ragazzuoli, che qua ce n'era un sacco. Sta facendo notte. Ah, guarda, ce n'è una lassù. Ce n'è una lassù proprio vicino al beacon. No, non volevo mangiare, tizio. Volevo fare... Eccola lì. Un maschio livello 50. Potremmo anche aspirare a un po' di più. Ma è anche vero che di sti animaletti non è che ci dobbiamo fare tantissimo. Quindi quasi quasi potremmo anche provare a prenderci questo. Allora, facciamo così. Guarda, ti uso per fare un esperimento. Se io lo prendo con il lazzo, il tizio, poi gli posso sparare, tipo... Ok, l'ho preso. Se faccio così... No, basta. No, niente, ok, stavo scherzando. Ma allora il lazzo non serve a una cippa. Cioè, giusto per attirare qualche bestia dentro le gabbie. Vabbè, speravo che il lazzo fosse un po' più utile. È una cosa tanto figa. Vabbè. Fammi intanto vedere cosa abbiamo qua, se c'è roba interessante. Sì! Borraccia, figo. Ah, un altro GPS. Ma sì, dai, che schifo non fa... Ok, finalmente è di nuovo mattina. Possiamo tornare a caccia delle nostre falene. Dobbiamo stare attenti a avvicinarci abbastanza senza farci colpire dalle spore che rilasciano, perché se non ricordo male quelle spore ci rallentano molto, quindi poi non saremo in grado di inseguirle. Allora, là c'è il maschio di livello 50 che potremo anche provare a prenderci. Ma prima, ciao tigre, venga, venga, che la prendo a calci in faccia. Perfetto, così non abbiamo... nessuno che ci rompa le scatole. Sembra anche una zona relativamente tranquilla. Speriamo che non si arrabbino i draghi spinosi, più che altro. E laggiù vedo un carno. Quello è un carno, mi sa. Cosa? Cosa? No, no, golem di roccia, scusi. È vero, mi ero dimenticata che era in questa zona. Scusi. Due! È vero che erano due. Noi c'eravamo già stati qui. È la seconda volta che gli invado il territorio. Questa volta non me la fanno passare liscia. Ma ok, niente. Quella limantra a livello 50 è il destino che noi non la prendiamo. Guarda i golem. Buongiorno, mi ero dimenticata. È una a fianco all'altro, guarda come si mimetizzano bene. Dannazione, là ci sono carno, però ci sono anche le limantrie. Fatemi vedere che livello siete, ragazzuole. No, un maschio 16, no, ok, grazie. E un maschio 37, ma no, ma no. Guarda quanta gente brutta, un altro carno. E vabbè, ma è pieno. È pienissimo di carno. Ok, vediamo di non cadere di sotto, che gli finiamo proprio in bocca. Vediamo se siamo un po' più fortunati da questa parte. Vedo scorpioni, nope. La vedo tigri, nope. Limantria, limantria. Non mi interessa che livello è, guarda, non me ne frega una cippa, ti prendo lo stesso. No, 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 aspetti, aspetti, scusi, non volevo farla spaventare. Dove è andata? Ah, è qui, ok, ok, scusi, scusi, non volevo farla spaventare, non lo faccio più il salto. Mi fazia vedere comunque. 68 va benissimo, 68 va benissimo. Ok, perfetto, sei anche poggiata, ottimo. Vai di vola. E pum pum, presa. Ok, ok, non si arrabbi, non si arrabbi. Ginetto veloce però, ginetto veloce. Guarda che schifo le spore qua intorno. Guarda che schifo le spore qua intorno. Ah, c'era pieno di scorpioni qua. Speriamo non arrivino proprio adesso. Ah, le bola non dureranno in eterno. Ci può svenire per cortesia? Come capisco se si è svenuta? Si butta per terra? No, non è svenuta, non è svenuta. Porca miseria. Ah, dannazione. Mi ha anche rallentato tantissimo. No, 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 no. Ecus, Ecus, vieni qua, Ecus. Dannazione. Ok, ok, finito l'effetto, è finito l'effetto. Dov'è, 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 dov'è? Dannazione, lo sapevo che una bola non bastava, dovevo lanciare io un'altra, porca puzzolina. Sono fatta prendere dalla fretta come mio solito. Dove è andata? Ah, ce n'è una lì, ce n'è una lì, ce n'è una lì. Sarà lei, sarà lei, sarà lei. Maschio 79, va benissimo, non mi importa, va benissimo il maschio 79. No, 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 maschio 79, venga di qua.
venga di qua, non vada per dire che ci sono le aquile, la prego, faccia il favore. Allora, facciamo che intanto le bola ce le mettiamo qua nel primo slot. No, 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 da maschio 78, torni a terra. Le ordino di tornare a terra di questa parte. Porca puzzola. Maschio 116. C'è un maschio 116, sì, però sta sull'acqua. Potrebbe venire un po' più a terra, lei, mi scusi. Per cortesia, potrebbe venire per di qua, tipo, no, Forse si avvicina. Dai, ti prego, ti prego. Vabbè, aspettiamo che arrivi fino qua. No, non vada di là anche lei. E dai. Ah, se ne sta andando per di là, se ne sta andando per di là. Va bene, ok, vanno tutte per di là e ci andiamo pure noi a sto punto. Che cavolo. No, 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 tizia, non mi prendere per il culo così, dai. Vai a terra adesso. Ok, ok, perfetto, perfetto. No, 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 ti prego, vieni più arriva, più arriva. Ok, ok, perfetto, perfetto. Ok, e a sto giro non ci facciamo fregare. Tra due secondi ti lancio un'altra bola. Vai, altra bola. Perfetto. E guarda quante spore. No, ma io ti ho lanciato un'altra bola. Non vale, io ti ho lanciato un'altra bola. Non vale, non vale. Dannazione, dannazione. Sì, però non vale, gli avevo lanciato un'altra bola. Che cribbio. Ah, guarda qua, guarda qua, guarda qua. Forse sono queste, forse sono queste. Femmina 79, ok. Abbiamo già una femminuccia, perfetto. Femmina 83, ok. Però dov'è l'altro maschio 116? Dov'è fuggito? Cioè, dovrebbe essere la cosa, la parte facile della questione, prendere le falene, in teoria, no? No. A quanto pare no.